Ciao a tutti, bentornati in un nuovo What I Eat in a Day, cosa mangio in un giorno durante la mia dieta. Anche oggi faremo insieme ricette facilissime, buonissime e sane. Ma prima, se non sei iscritto al canale, ricordati di iscriverti. Mi trovi anche su Instagram con il nome e le ricette di Jennifer. Partiamo subito dalla colazione, una colazione davvero molto semplice e veloce, perché andavo di fretta, non ho avuto tempo di preparare nulla il giorno prima, quindi che cosa si fa in questi casi? Una bella fetta di pane fresco con burro di arachidi al cacao, questo è della marca Nutre. Se volete provarlo vi lascio qui il codice sconto del 15% che trovate alla vostra sinistra e alla vostra destra trovate il nome del sito dove poter acquistare. Quindi vado a mettere su questa fetta di pane un po' di burro di arachidi al cioccolato e sopra ovviamente un po' di frutta fresca, quella che ci sta meglio ovviamente la banana, una bella spolveratina di nocciole tritate e ho mangiato la mia fetta di pane insieme a una bella tazza di tè caldo. Passiamo al pranzo, orecchiette con broccoli, fagioli cannellini e pomodorini. In una padella mettete un cucchiaio di olio, un po' di prezzemolo e aglio tritato, poi ci andiamo a mettere dei pomodorini freschi e dei fagioli cannellini, questi sono fagioli cannellini in scatola che ho sciacquato sotto l'acqua. Metto un goccino di acqua se necessario per far cuocere meglio i fagioli e a parte in un'altra pentola vado a cuocere i broccoli. Nella stessa acqua dei broccoli, una volta che arriva a bollore, vado a metterci anche le orecchiette e quando sono cotte le faccio saltare insieme ai cannellini, ai pomodorini, fino a quando si sarà restrinta un pochettino l'acqua di cottura della pasta. E questo è stato il mio pranzo, un piatto unico, ricco di tutto. Passiamo allo snack. È arrivato il periodo freddo, ti viene un po' quella voglia di cioccolata calda e cosa fare? Ce la prepariamo in casa in una versione light. Allora basterà del latte o in alternativa acqua, quindi potete anche mettere l'acqua, un cucchiaino di amido di mais, 15 g di cacao amaro e se volete del dolcificante. Io utilizzo l'eritritolo, come sempre lo acquisto su Nutre, ma potete utilizzare il dolcificante che preferite. Mescolate bene gli ingredienti prima di accendere il fuoco e quando saranno completamente sciolti accendete la fiamma e iniziate a mescolare fin quando si inizierà ad addensare. Adesso la cottura la decidete voi, se la volete un po' più liquida la spegnete prima, se la volete un po' più densa tipo il chobar molto molto cremosa, allora continuate la cottura fino a densità desiderata. Io la preferisco un po' liquida perché mi piace sorseggiarla più che mangiarla. E il mio snack è pronto, uno snack golosissimo che va benissimo per questo periodo freddo. Passiamo alla cena, faremo delle zucchine ripiene di riso integrale, tonno e pomodorini. Anche questa ricetta è facilissima ed è buonissima. Allora, tagliate una zucchina a metà e la svuotate da cruda, quindi non la dovete assolutamente cuocere. Mettete l'interno della zucchina in una padella. E questa poi la faremo cuocere insieme a un filo d'olio, un po' di cipolla o in alternativa aglio, un pizzico di sale, un po' di pepe o peperoncino, quello che preferite. La mettete sul fuoco e quando sarà leggermente ammorbidita iniziate a metterci anche i pomodorini. Potete anche non metterli se non vi piacciono, in alternativa potete scegliere gli ingredienti che preferite. Nel frattempo a parte iniziate a cuocere il riso integrale che ci impiega veramente tanto a cuocersi e una volta cotto andiamo a mettere tutti gli ingredienti insieme, quindi aggiungiamo anche il tonno, lo facciamo saltare un pochettino in padella in modo tale che l'acqua si possa restringere ancora un po'. Nel frattempo mettiamo sul fondo delle nostre zucchine un po' di pangrattato e le riempiamo di riso. Un'altra spolveratina di pangrattato o se vi piace un po' di parmigiano e queste vanno in forno a 180-200 gradi per circa 20-25 minuti fin quando comunque vedete che sopra sono belle dorate. E la mia cena è pronta. Spero tanto che anche queste ricette vi siano piaciute. Come sempre aspetto i vostri commenti, le vostre recensioni. Se provate a farle mi raccomando fatemi sapere. Io aspetto anche magari qualche vostra idea così che io possa replicarle in prossimi video. Vi mando un bacio e alla prossima. Ciao!